Ho selezionato per voi i tre tris più belli realizzati durante le Clown World League di gennaio. Buona visione. Vamos! Ed eccoci all'appuntamento fisso mensile con il recap delle Clan War League. Prima CVL del 2023, abbiamo deciso di giocarla in un clan secondario a Master 1 con 30 TH15 e abbiamo battuto facilmente tutti gli avversari. Ma partiamo con le tre triple più belle di questo mese. Il primo tris che vi mostro è stato fatto da Gabo utilizzando i super miner su una base anti-2, un tipo di base che sembra abbastanza ostico da andare ad affrontare. Però, analizzando il villaggio, sicuramente ci sono diversi punti deboli. Il primo fra tutto, molto importante, è sicuramente il castello del clan, molto esterno e facilmente stanabile. Infatti, Gabo inizia proprio col tirare fuori il castello, portarlo lontano grazie alla Queen Walk e la vai ad eliminare grazie ad una furia e grazie alla veleno. Una volta entrati all'interno del primo layer di mura con la regina, Gabo non fa altro che attendere per capire da quale dei due lati andrà a girare la regina. Essendo un villaggio abbastanza simmetrico, o gira da un lato o gira dall'altro lato, non cambia quasi niente, però è stato abbastanza bravo nella gestione della Queen. Qui l'abilità della regina forse poteva risparmiarla utilizzando una furia, ma è comunque arrivato al tris. Curioso anche come abbia utilizzato la Fenice insieme alla Queen per magari riportarla in vita qualora dovesse morire un po' troppo presto. Ok, la Queen è direzionata a questo punto verso il municipio, riuscirà a walkarlo da quel settore lì. Schiera il re con la caserma ad ore 9 per pulire esternamente i primi edifici e mandare a giro proprio il King, in maniera tale che i super miner, i domatori, il sorvegliante, ovviamente anche la campionessa royale, possano camminare in un percorso molto stretto, sfruttando la Queen Walk da un lato e il King con il P.E.K.K.A. spawnato dalla caserma dall'altro lato. Il resto non sarà altro che utilizzare le cure per salvare i super minatori. Perde la regina, ma non è un grossissimo problema perché comunque il valore la regina lo aveva già preso. Le guaritrici rimangono in vita e si spostano su campionessa royale, quindi continua a dare salute all'eroe e quindi i super miner, i domatori continuano a fare il devasto all'interno della base fino ad arrivare al tris. Molto bella come hit, una strategia molto forte. Ci sarà un'altra tripla di super miner che è assolutamente da non perdere, sempre su una base anti-2, ma questo ce lo riserviamo per dopo. 1 minute later. Il secondo tris è stato fatto da Silencer su una tipologia di base molto comune, infatti si incontra davvero spessissimo. E il consiglio del meddone su questo tipo di basi è proprio di attaccare con draghi e super arcieri all'interno del dirigibile. Si inizia dal settore dell'artiglieria Aquila con lo schieramento dei draghi, qualche Dragon Riders, sorvegliante con l'abilità il più tardi possibile per cercare di preservare la salute della macchina d'assedio, macchina d'assedio che non deve arrivare proprio sul municipio, ma si deve aprire un pochettino prima. Super archi clonati, infuriati e ovviamente resi invisibili vanno a prendere un valore strepitoso. Municipio, castello, torri infernali, queen, comunque due settori importantissimi e strapieni di difese vengono eliminati proprio dai super arcieri grazie a questo blimp. Gli eroi, re e regina, in questo caso li andiamo a utilizzare praticamente sul finale, ma come vedete di base non è rimasto praticamente nulla. Ottima esecuzione da parte di Silencer che ormai gestisce questa strategia molto molto bene e appena apre questo tipo di basi sa benissimo che questo è il modo giusto per affrontarli e ovviamente triplarli. Grande Silencer.
Il terzo Tris porta la firma di Zyron ed è un'altra base anti-2 tristellata con i super minatori, questo ibrido nuovo del TH15. Anche in questo caso, rispetto alla prima base, ha il castello del clan facilmente stanabile e quindi lo andiamo ad eliminare immediatamente grazie alla Queen Walk e grazie all'utilizzo di una semplice veleno. Fare questa giocata vi dà davvero tanto tanto valore, visto che il castello del clan è una delle difese più importanti del TH15 e non solo. All'ingresso la regina praticamente che non c'ha nessuna difesa che va a targettare la queen, quindi riesce praticamente a risparmiare le furie per una fase più avanzata dell'attacco. È da notare come abbia utilizzato anche un super spaccamuro ad ore 1, infatti anche in questo caso Zee utilizza il re con la caserma, re che si infila sullo scattershot per cercare di tenere il più possibile i minatori vicini, così dal ricoprirli tutti sia con le cure sia con l'abilità del sorvegliante, che non dovete assolutamente sbagliare visto che è una delle armi più forti del TH15. Il resto anche in questo caso sarà utilizzare le cure sull'ibrido, utilizzare le furie sulla regina, conservate sempre qualche truppetta di clean up. Qui Zyron non ne ha avuto praticamente neanche bisogno, però per sicurezza utilizza anche l'ultima gelo e le ultime truppettine per portarsi a casa la tripla su una base sicuramente non semplicissima da tristellare. Spero che il video di oggi ti sia piaciuto, ci vediamo in live tutti lunedì e tutti giovedì sera alle ore 21:30 sul canale Viola. Seguimi su tutti i social network, i link come sempre sono qui sotto in descrizione, ma soprattutto supportami gratuitamente grazie al code CREATOR. Vamos, alla prossima!